Are you ready? Il mese di settembre storicamente per la comunità di Valparga è sempre un periodo molto importante perché, come ormai tradizione, ci sono degli eventi che portano l'attenzione non solo del canavese ma anche del resto del Piemonte, appunto questa località piccola ma non per questo meno attiva rispetto a quelle molte più grandi. Quest'anno addirittura l'amministrazione comunale e l'associazione valparghese hanno deciso di raddoppiare gli eventi, raccontando e volendo far scoprire il paese attraverso una serie di iniziative, appunto una storica e una totalmente nuova, che ci permetterà di immergerci in un territorio che è ricco sia sotto il punto di vista architettonico ma anche culturale e dei sapori, dei gusti e anche a livello musicale. Ebbene, con noi oggi abbiamo tre ospiti che ci racconteranno un pochettino quelli che saranno questi eventi e appuntamenti che, ripeto, in questo mese di settembre molto ricco avranno come centro d'attenzione Valparga. Partiamo da Assunta, la nostra presidentessa della Proloco di Valparga. Buongiorno. Assunta Agostino, buongiorno. Il primo cittadino, Walter Sandretto. Walter, buongiorno. Buongiorno anche Davide. E Antonella Mignetti, che è l'assessore alla cultura del Comune di Valparga. Buongiorno, buongiorno. Antonella. Allora, partiamo da te, Assunta, raccontando. Tu appunto sei, diciamo così, la punta dell'iceberg per quanto riguarda la Proloco, che insieme al Comune e all'altra associazione, ma è sicuramente la parte, diciamo così, più attiva per ciò che riguarda l'organizzazione della festa d'autunno. Primo di questi due appuntamenti, l'altro è poi Valparga in arte, con cui parleremo anche con Antonella. Partiamo però dalla festa, da questa festa che raggiunge l'edizione numero 166 e per 5 giorni offrirà divertimento, allegria, cultura, buona tavola. Assunta, allora, come vi siete preparati? Che cosa dobbiamo aspettarci? Allora, ci siamo, diciamo, preparati, nel senso che abbiamo messo tutto il nostro impegno. Io parlo, quando mi presento, parlo al nome del direttivo e di tutte le persone che comunque mi danno una grande mano. Tutto il paese, l'amministrazione comunale che comunque è sempre presente e diciamo, cerchiamo di non far mancare un appuntamento che per me non è certo 166 anni, ma che comunque ho preso a cuore da quando sono diventata una cittadina valperghese. Mi piace comunque poter che questo sia un evento che possa, ecco, andare avanti ed essere sempre più organizzato e sempre offrire qualcosa di bello al paese. Deve essere io lo vivo. L'ho vissuto prima, quando ero magari con gli altri a dare una mano, come un momento di aggregazione, certo, prima di tutto. E poi è un momento, io lo vivo veramente come la festa del paese. La festa del paese la intendo uscire di casa, incontrarsi magari con i propri concittadini, scambiarsi magari opinioni oppure crescere insieme, pensare a qualcosa di bello, come quello che poi avverrà 2 settimane dopo, cioè qualcosa che si discosta da una sagra o da una festa e può diventare qualcosa di più culturale. Cioè, le cose che si fanno in paese non devono mai escludersi a vicenda, anzi devono essere sempre qualcosa che ci unisce e ci fa veramente valorizzare quello che siamo come persone e anche come luoghi. Assolutamente, parole sacrosante. Sindaco, Valparga appunto, 166 anni che porta avanti il discorso, prima era la fiera, oggi è diventato festa autunnale, però alla fine è un appuntamento importante per far conoscere quella che è una realtà come quella di Valparga che ha tanto da offrire. Sì, effettivamente come ha detto prima Assunta, la festa del paese è proprio quello, l'importante di aggregazione, di trovarsi, come quando noi eravamo ragazzi che ci trovavamo praticamente prima delle scuole, arrivavamo dalle ferie, trovavamo tutti i ragazzi, trovavamo insieme, festeggiavamo tutto. Quindi secondo me è molto importante credere e portare avanti questa cosa. Il credere vuol dire proprio che noi anno per anno abbiamo cercato di ampliare, di mettere sempre qualcosa in più
e grazie anche all'apporto della Proloco, perché comunque c'è questa sinergia tra le associazioni, praticamente non sempre le cose riescono ad uscire in un certo modo. La Proloco farà il suo, nel senso quello che ha sempre fatto, noi faremo il nostro per quanto riguarda il discorso sicurezza, il discorso tutto ciò certo. Che concerne, perché è importante comunque anche che l'istituzione sia presente, no? Che venga abbandonata l'associazione a se stessa, ma deve essere presente lì e far sì che tutto vada nel miglior modo possibile, come è sempre stato. Quest'anno abbiamo voluto fortemente mettere un padiglione aggiuntivo, che è una piccola Expo, ma che poi alla fine sta diventando un'Expo importante, perché avremo sia delle cose interne che esterne. Quindi una delle grandi novità di quest'anno, un ritorno al passato, ovvio che ritornare al passato non è facile, ma ci stiamo impegnando per far sì che questa festa diventi anche di un pochettino fiera, no? Nel senso, ci sono anche poi degli hobbyisti, ci sono tante altre cose, ovviamente la domenica, e questo padiglione è con delle attività esterne praticamente per 5 giorni sarà presente lì a Valperga, quindi la grossa novità è questa. La novità è anche nel parco Luna Park, che ci sarà proprio, ci saranno delle innovazioni, quindi abbiamo cercato anche di far entrare delle cose nuove per allestire questo Luna Park in modo che possa dare possibilità a tutte le famiglie di venire, di partecipare, ma anche di accogliere tutte le famiglie dei paesi limitrofi oppure che arrivano da lontano, perché Valperga è una bella realtà, supportata comunque dalla Proloco che fa dell'ottimo cibo, quindi di conseguenza tutta una sinergia di situazioni che sono importanti. Quello che è importante, magari ve lo dico assunto, ma lo ribadisco io come sindaco, è che comunque in quell'occasione abbiamo anche la forza di ricordare comunque alcune persone del passato. E c'è un torneo di calcio balilla in cui si attendono anche degli iscritti, si possono ancora iscrivere praticamente delle squadre in memoria di Claudio Piazza, che era uno veramente attivissimo, legato alla Proloco, al paese, tutto, quindi alla fine tutto quello che si faceva a Prego era presente, quindi era giusto ricordarlo in un'occasione importante come questo. Nello stesso contempo andiamo a ricordare anche con la corsa podistica organizzata dalla OCAP e Molino Paella, praticamente organizzata insieme a loro, andiamo a ricordare il vecchio presidente che c'era della Proloco, che Monteo Alberto Fasciotto, purtroppo ci ha lasciati prematuramente, quindi secondo me è giusto e doveroso che dobbiamo ricordare. Nel tutto ci sarà il lunedì, che è il giorno proprio della fiera, e avremo praticamente Bocca, che è il giornalista Franco Bocca, sportivo, e verrà a presentare un libro del Giro d'Italia, di tutto l'insieme del Giro d'Italia che c'è stato praticamente qua nel Canavese. Perché? Perché nel Canavese, prima ancora che ci fosse questa diffusione in tutto il territorio come adesso, prima ancora Valperga, grazie a Cortese Giancarlo, certo, il presidente dell'Europa, che era Manassero Mario, che purtroppo sono due persone che non ci sono più, che ricorderemo quel giorno lì, praticamente hanno portato il ciclismo a Valperga, di alto livello, il famoso giro del Canavese, ma già tanto tempo fa, fornendo praticamente dei corridoi, dei campioni, tutto quanto. Quindi anche quello è una bella, alle 18 che c'è questa presentazione, sarà veramente un piacevole momento, perché il trasporto, aggregazione, cibo e tutto, sarà sicuramente una bella fiera, ricca, importante, e importante come Valperga, poi quello che parleremo anche dopo. Bene. Quindi su questo vi aspetto numerose persone, perché noi siamo pronti ad accogliere tutti. E il martedì, come sempre, si fa questo fantastico lo spettacolo pirotecnico, certo, in cui anche lì abbiamo cercato di tenere tutte le regole immaginabili, per sempre prescrizione sul discorso degli animali, perché noi vogliamo non danneggiare gli animali, ma sarà un quarto d'ora, certo, e si cercherà di fare tutto il possibile per far sì che tutto vada nel miglior modo possibile. Quindi voglio dire, una festa molto ricca, importante, quindi la gente deve partecipare, deve scendere e venire a Valperga, perché verranno accolti come le proprie famiglie. Molto bene. Non abbiamo detto le date, che sono dal 6 al 10 di settembre. Il 6, inaugurazione,
poi alle 19:15 con l'immancabile taglio del nastro, accompagnato dalle note della Filarmonica di Valperga. Poi a seguire ci sarà l'inaugurazione di questo nuovo spazio espositivo, dove ci sarà l'esposizione, appunto, che, diciamo così, ritornerà un po' a riportare quello che era la fiera e quindi il ricordo della fiera storica di Valperga. E poi via via, dopo con un'assunta, vedremo anche quali sono anche altri appuntamenti. Sì, Antonello, volevo solo aggiungere una cosa, giustamente ho ringraziato Assunta, ma devo ringraziare anche comunque l'assessore alla cultura, ma devo ringraziare il vice sindaco, ringraziare tutti gli assessori e i consiglieri dell'amministrazione, perché comunque ci hanno dato una grossa mano a mettere, diciamo, ognuno il suo, no? Poi certo, avremo un piano di sicurezza in cui saremo praticamente tutti interessati, quindi di conseguenza c'è una bella disponibilità anche da parte dell'amministrazione, che non è da poco. No, assolutamente, il coinvolgimento di tutti è fondamentale. Antonello, assessore, abbiamo detto, la fiera, la festa autunnale ormai è una tradizione imprescindibile per chi è di Valperga. Io sono valperghese, ma come diceva anche il sindaco, è un momento di aggregazione, ma anche di cultura, è un modo anche appunto di stare assieme. E a proposito di cultura, Valperga ha deciso di raddoppiare, perché quest'anno ci sarà Valperga in arte. Pittori, scultori, scrittori, fotografi, di tutto e di più, musicisti. Ecco, ci vuoi raccontare che, a grandi linee, da cosa nasce questa voglia di creare questo appuntamento che, ricordiamo, invece sarà qualche settimana dopo rispetto alla festa autunnale, ovvero il 22 settembre. Allora, questo evento nasce dalla consapevolezza di avere un paese con un parco artistico, parco culturale enorme. Abbiamo la fortuna di avere un patrimonio UNESCO che è Belmonte, a scendere virtualmente in questo percorso il castello e assolutamente la chiesa di San Giorgio e il paese fino al campanile più alto del Canavese, con una serie di chiese, cappelle, cappelle private enorme nel centro storico. E tra l'altro, quindi, ti interrompo dicendo che tra l'altro saranno aperte appositamente per questo evento. Esatto, l'idea è proprio quella di mostrare a chi lo conosce e a chi non lo conosce, insomma, quella che è la bellezza del nostro paese. È un'idea che nasce dall'amministratore, dall'amministrazione, in particolar modo da Walter, che ha sostenuto tanto questo, ma devo dire, a onor del vero, dalla collaborazione di tutte, e di questo sono molto orgogliosa, di tutte le associazioni valperghesi, perché abbiamo lavorato per dei mesi in questo senso, con tutte le varie associazioni del paese, e tutte parteciperanno e collaboreranno per riuscire a realizzarlo nel miglior modo possibile. L'idea è proprio quella di aprire tutte queste piccole realtà, piccole chiese private e non sul centro, aprire il campanile che sarà visibile e quindi visitabile in una giornata, in un open day. Ricordiamo, aprirà alle 14 fino alle 22. Esatto. Quindi anche l'opportunità di vedere l'albergo con luci diverse. Esatto. Diciamo che avevamo l'idea di avere questo evento, vivere questo evento in un periodo estivo un po' più caldo, purtroppo il clima non ce l'ha permesso, perché l'idea era quella di viverlo maggiormente. Ecco, a 22 settembre speriamo che le temperature ci aiutino per poterla vivere anche nel serale, nel modo voluto. Sicuramente l'idea è quella proprio di abbinare tutto quello che è il patrimonio esistente sul territorio con gli artisti del luogo, della zona, non solo valperghesi ma di tutto il canavese, che insomma saranno all'incirca 30-35, quindi saranno parecchi, e abbiamo un parco di pittori piuttosto che scultori, fotografi che posizioneranno le loro opere nel percorso centrale del paese, insomma. Avremo sicuramente una parte musicale di questo evento che sarà sul Castello di San Giorgio con un concerto della Cantoria di Canischio in onore della Maria Liberatrice, dedicato a una versione di Jesus Christ Superstar. E invece in paese avremo il Coro Arte Musica che ci supporterà in parrocchia alle 15 con un concerto di musica sacra dell'Ottocento, e poi in teatro, e in entrambe queste parti musicali saranno un omaggio a Eugenio Ferrandi, che è
nel centenario della sua nascita, grande tenore vissuto a Valperga, di origine valperghese, e insomma, a cui è dedicato proprio il teatro e è noto in tutto il mondo, insomma, quindi è un onore ulteriore ricordarlo nel centenario della sua nascita. Benissimo. Direi che solo aggiungere proprio questa cosa qua, il fatto che quest'estate non siamo riusciti a fare praticamente questo evento, no? E calzato a pennello, noi avevamo già pensato di fare il centenario di Fernandi, a questo punto abbiamo agglomerato praticamente tutto e abbiamo creato un evento importante a settembre, quindi voglio dire, i cent'anni di Fernandi, cui è dedicato praticamente tutto il periodo romantico dell'Ottocento, praticamente della musica dell'Ottocento, viene fatta una cosa proprio tirinante nel fatto che parte dalla chiesa del 15-15, certo, con della musica sacra all'interno, per poi arrivare al teatro per poi concludere proprio nell'omaggiare questo nostro grande tenore, questo personaggio che ha portato Valperga in giro per il mondo. Quindi bisogna ricordarci anche 100 anni dopo della sua nascita, bisogna ricordare le persone che hanno fatto grandi Valperga, perché Valperga è grande. Certo, seppur tra virgolette piccolo come numero di abitanti rispetto ad altre realtà, però c'è la volontà di fare cose grandi. Assunta, torno da te perché appunto torniamo un attimino a quello che è il programma di questi 5 giorni, dal 6 al 10 settembre 2024 della festa autunnale. E abbiamo detto venerdì c'è l'inaugurazione, però nei giorni successivi il sindaco ha dato anche qualche appunto, già qualche cosa, però ci sarà appunto buona tavola, tanta musica, la possibilità di correre a piedi ma anche di andare in bicicletta, quindi avete, diciamo così, creato un programma che permetta a tutti, grandi e piccini, di trascorrere qualche ora in allegria e in tranquillità. Certo, abbiamo certamente pensato un po' a tutti, con target diversi. Lo sport, comunque, ricordando anche dei nostri concittadini. E poi ci sarà quest'anno, alla domenica, il pomeriggio avremo una sfilata di moda. La cosa più importante che veramente si è creata in questi mesi è, l'abbiamo detto prima, è l'esposizione che verrà inaugurata venerdì. Abbiamo cercato di dare del nostro meglio, perciò ecco, venite, vi aspetta un padiglione espositivo dove troverete un po' di tutto, dal bere al mangiare, dall'esposizione degli infissi, insomma, non, però no, ecco, delle non realtà, delle realtà, delle realtà, ecco, che comunque in Caravese producono e sì, fanno. Sì, certo, non vi racconto tutto perché vi aspetto. Certo, poi cerchiamo un po' di sorpresa. Ecco, come infatti, e poi noi vi aspettiamo perché siamo lì per coccolarvi con del buon cibo. Tanto buon cibo, perché visto che il programma tanto è molto variegato, ecco, anche sotto quel punto di vista. E niente, poi inizia il calcio balilla, inizierà sabato e sarà nella giornata di sabato e di domenica, e quest'anno la novità della corsa invece del venerdì la facciamo il martedì. Comunque il ritrovo sarà alle 18 presso il padiglione e vi aspettiamo numerosi. Benissimo. Quindi, ripeto, diamo la possibilità a chi ha voglia di fare sport, a chi di mangiare, a chi di portare i propri figli a divertirsi, chi seguire le questioni culturali, quel giorno lì, questi giorni c'è veramente di tutto. Sindaco, ti saluto che poi con te facciamo poi i saluti finali. Antonella, quanto è anche importante appunto permettere alle realtà culturali canavesane e valperghesi di avere uno spazio, una vetrina, come possiamo definire Valperga in Arte, che è vero che è la prima edizione, ma una prima edizione che parte con l'idea di diventare, diciamo così, un appuntamento fisso per il futuro. L'obiettivo è quello proprio di farlo diventare un appuntamento fisso per il futuro, ampliarlo, lavorarci, migliorarlo, perché ovviamente certo, questa è una edizione zero, è un work in progress, per forza, ci stiamo lavorando, insomma, sbaglieremo delle cose, sicuramente cercheremo di fare al meglio.
Sicuramente abbiamo la fortuna di aver tanto, no? Questo è secondo me fondamentale, far conoscere al canavese, ma a chi viene da fuori, perché tante volte non conosciamo il nostro territorio e sì, questa è la mia consapevolezza più grande, non conosciamo il nostro territorio, abbiamo tantissime cose, non abbiamo nulla da invidiare a altre zone piemontesi o italiane, perché ne abbiamo veramente tantissime, castello, colline, un santuario bellissimo, il percorso dei piloni che dal castello porta al santuario è fantastico e tra l'altro è percorso da tantissime persone tutti i giorni, quindi insomma d'estate, d'inverno, qualunque ora del giorno, della notte anche, no? Quindi sicuramente la volontà è proprio quella di aprire un occhio all'arte, quindi abbinare le cose che abbiamo per mettere assieme gli artisti con l'interno di una chiesetta che magari abbiamo sempre visto chiusa, non abbiamo mai avuto l'occasione di vedere aperta, di vedere illuminata, insomma, non solo sulle cose più importanti, ecco. Sicuramente anche il 22 la nostra idea è proprio quella di una passeggiata nell'arte, apprezzando anche una parte non gastronomica, perché poi noi siamo ci vuole, è fondamentale, quindi avremo la collaborazione della Proloco nuovamente, che darà un supporto sulla piazza del Suo Sagrato della Chiesa, e delle attività valparghesi che saranno presenti e saranno disponibili per tutto quello che è la ristorazione, il supporto enogastronomico, il ristoro, quindi a partire da Cresto, il bar, perdonami, La Deliziosa, mi sfuggiva il nome, e il Divinity, insomma, tutte le attività valperghesi si sono adoperate, anche le attività commerciali, per far sì che l'evento funzioni, insomma. Bene. Teniamo le dita incrociate, sia per il tempo che per la risposta. Assolutamente, ma sicuramente c'è anche curiosità, perché si tratta di qualcosa di nuovo, e appunto il fatto di poter far conoscere ai canavesani e non uno spazio come quello di Valperga, che non sempre è conosciuto, potrebbe essere anche l'occasione, visto che tante volte settembre diventa il mese forse più bello, dove si sta bene, la temperatura migliore, può essere anche quella più piacevole per vivere quel momento. Valorizziamo il territorio, perché il nostro territorio è da valorizzare e ha tanto da dare, assolutamente. Sindaco, la chiosa finale è affidata a te, nel senso che... Una cosa che voglio aggiungere per il 22 è che ci sarà tutto un percorso pedonale, quindi Valperga sarà chiusa, sarà totalmente pedonale, quindi praticamente abbiamo... Si potrà vivere il paese in tranquillità. In sicurezza, in tranquillità, senza traffico, senza niente, in modo che ognuno parcheggia la macchina, può andarsi a visitare le sue chiesette, le sue attività che vuole, diciamo... tutto quello che accade in quel momento in totale sicurezza. Io di questo devo spezzare una lancia, oltre a favore dell'assessore e di Assunta, che presidente della Proloco, sono sempre stati vicini a quanto. Quando è stata proposta questa cosa, è stata proposta da un decano, diciamo, anche di più, che è appassionato di arte e tutto quanto, che Piero Mizza, e cui lo ringrazio, perché parlando con lui mi ha detto: chissà, magari con te riusciamo a fare qualcosa di particolare per Valperga. Forse è arrivato un momento buono che riesco a realizzare uno dei miei sogni, che era quello di vedere con altri luci praticamente Valperga. E quando mi ha detto questo, io l'ho accolto, ho parlato con Antonello, gli ho dato semplicemente due o tre, diciamo, dritte, dettagli da fare, poi è stata bravissima, ha portato a compimento di questa, diciamo, di questa unione tra tutti, tra associazione e tutti, perché si sente il sindaco, alla fine sembra che vuole fare tutto lui. Invece abbiamo avuto un assessore che si è dato veramente da fare, ha amalgamato tutto e ha creato un gruppo di lavoro importante, a cui ringrazio veramente di cuore, perché hanno lavorato veramente bene, e hanno lavorato in modo molto costruttivo, come deve essere in un comune unito come Valperga. Tra l'altro unendo, e questo arriviamo alla chiusura, unendo tra l'altro giovani e persone un po' più mature, nel senso che chi conosce il Valperga sotto un'ottica completamente diversa, ma anche dei giovani che hanno voglia di far in prima persona essere costruttivi a loro modo per il paese in cui abitano, ma allo stesso tempo anche per permettere a altri giovani come loro di conoscere la loro realtà e il territorio canavesano. Quindi questo è importante, fondamentale. Noi al momento ci siamo, diciamo tutti, siamo di passaggio su questa terra, in me, e quindi di conseguenza dobbiamo far portare avanti da quelli più giovani, comunque cercare di
far credere quello che è il bello del nostro paese. Il bello del nostro paese è tutto quello che il paese ci dà tutti i giorni, che magari lo vediamo sfrecciando, certo, ma cambiamoci un attimo un giorno, siamo tranquilli tutti insieme, siamo uniti, siamo in allegria e facciamo questa passeggiata. E invito veramente tutti, diciamo, paesi limitrofi oppure, certo, anche no, ma di fuori, di venire a Perga, perché è un'occasione veramente importante, non dico unica perché è già stato fatto anche altre, certo, volte, ma creata in questo modo qua, come l'hanno creata loro, penso che è un'occasione unica da non perdere. Quindi veramente io aspetto numerose anche il 22, perché è veramente importante. E poi importante che andiamo a ricordare comunque i 100 anni di Eugenio Fernandi, certo, no, col coro Arte Musica, che è un coro praticamente, diciamo, internazionale, certo, ha vinto, ha avuto dei, diciamo, dei riconoscimenti ovunque, a livello mondiale, ovunque di più, quindi vuol dire abbiamo la fortuna di avere questa realtà qua, e quindi è giusto tenerla e portarla alta, e diciamo far sì che si esibisca nella bomboniera di Valberga, che è questo teatro dedicato a Fernandi, che ci ha portato in giro per tutto il mondo. Quindi grazie, grazie di cuore a tutti per il vostro lavoro che avete fatto, grazie veramente a tutti quelli, perché siete stati veramente uniti e importanti, perché dico sempre, la sinergia, l'unione è quello che funziona in un paese, e facciamo scrivere le pagine positive di questo paese, quelle negative lasciamo fuori, facciamo scrivere quelle positive. Un bel messaggio in senso positivo. Concludo salutandovi e ringraziandovi, ma soprattutto ricordando che dal 6 al 10 settembre 2024 c'è la festa d'autunno, 166esima edizione, mentre invece il 22 settembre ci sarà la prima edizione di Valperga in Arte, due appuntamenti che uniscono il paese, uniscono amministrazione, associazioni e cittadini. Non resta che, come detto, lanciare questo appello a tutti, valperghesi, canavesani e non, appuntamento a Valperga, vi aspettiamo numerosi. Okay? Essendo che siamo in settembre, il periodo della vendemmia, facciamo un brindisi a Valperga. Benissimo. Sindaco, grazie. Assunta, grazie. Antonella, grazie. Grazie. Ci vediamo a questo punto a Valperga nei prossimi giorni. Grazie ancora. A voi, grazie. Grazie a tutti. Are you ready?